Tanto un caro saluto a tutte e a tutti, è un peccato davvero non essere qua insieme, ma insomma lo siamo nell'unico modo in cui è possibile esserlo di questi tempi. Come diceva Serena, quest'anno abbiamo scelto come tema del nostro corso la rappresentazione della guerra e abbiamo scelto diversi momenti storici, come avete sentito. Ecco, io comincio in un certo senso dalle origini, nel senso che tra 5 e 600 c'è un genere, diciamo, deputato a rappresentare la guerra, cioè il poema epico cavalleresco. E quello che io oggi vi propongo è un percorso, appunto, attraverso i suoi autori classici, quindi l'Orlando innamorato, l'innamoramento di Orlando di Boiardo, poi l'Orlando furioso di Ariosto, la Gerusalemme liberata di Tasso e infine il Marino. Ecco, che cosa cercheremo di vedere? Cercheremo di vedere appunto il rapporto tra le armi e gli amori, cioè cercheremo di vedere come in questa tradizione le armi si presentano strettamente legate agli amori con soluzioni diverse. E quindi diciamo, partendo un po' da qui, da questo nesso, ci chiederemo quale reale consistenza abbia la guerra in questo genere poetico. Ad esempio, se c'è davvero un nemico, grazie. Se c'è davvero un nemico, come viene caratterizzato? In che modo il mondo storico, il mondo reale entra o no nel poema? E sappiamo che appunto tra il 5 e il 600 di guerre vere purtroppo ce ne sono molte. Ecco, quindi ci interrogheremo un po' su questi temi. Ecco, e cominciamo quindi dall'Orlando innamorato, come in genere noi lo chiamiamo, e invece diciamo, il suo titolo originario era L'innamoramento di Orlando. I primi due libri di questo poema vengono pubblicati nel 1483 e l'edizione, diciamo, in qualche modo definitiva nel 95, dopo che Boiardo ormai era morto. Quindi, vedete, siamo proprio alla fine del 400. Certamente in questo poema le battaglie, i duelli non mancano, però quello che mi ha subito interessato è vedere appunto come la guerra combattuta, insomma, i duelli, le armi, in realtà siano in qualche modo un doppio di un'altra battaglia, di un'altra guerra, che è la guerra d'amore. E infatti, subito all'inizio, appunto, Boiardo ci dice che racconterà qualcosa che la sua fonte, che sarebbe al solito Turpino, non avrebbe mai raccontato. Cioè il fatto, appunto, che Orlando si è innamorato e dice, come vedete dalla slide, questa novella è nota a poca gente perché Turpino stesso la nascose, credendo forse a quel conte valente essere le sue scritture dispettose. Poiché contra d'amor pur fu perdente, colui che vinse tutte le altre cose. Dico di Orlando, il cavaliere adatto. Non più parole ormai, veniamo al fatto, dove vediamo fra l'altro il modo in cui Boiardo tratta l'ottava. Quindi appunto racconto di Orlando qualcosa che la tradizione ha censurato. Perché? Perché appunto Orlando che ha vinto tutto nella battaglia, nella vita, invece appunto contro l'amore fu perdente. Ecco, quindi come dire, qui in modo rovesciato la guerra d'amore e la guerra vera e propria si corrispondono. Un altro aspetto interessante è che sia la guerra che l'amore condividono un campo metaforico molto bello, secondo me, che è il campo della danza, il campo del gioco. Perché, ad esempio, quando Orlando e Ferragutto riprendono il duello, il poeta scrive e cominciarono il dispietato gioco, ferendosi tra loro con crudeltate, il dispietato gioco, no? Quindi il duello è appunto un gioco, sia pure spietato. Oppure il tema del ballo. Sempre a proposito di Rinaldo, si dice or li convien ad operar fusberta, cioè la sua spada, che intorno a lui de gente cresce il ballo. Quindi, appunto, è come un ballo questo scontro. E poi c'è questo tema, appunto, del combattimento come ballo, come gioco, un gioco che si fa particolarmente crudele
quando il cavaliere affronta gente che, come dire, socialmente ha poco valore, quando dice il poema non sono che gente da, da taverna. E poi dice, cito, e dà tra gli altri con molta tempesta, benché de uccidere la gente non cura, e spesso deferirsi arresta, e ha diletto della loro paura, ha diletto della loro paura, cioè si rallegra, prova piacere per la loro paura. Ma pure a quattro gettò via la testa, due le partite insieme alla cintura, lui ridendo ed ascrizzo, cioè ridendo e scherzando, combattia, tagliando gambe e braccia tuttavia. Quindi qui diciamo, abbiamo quelle scene che saranno immortalate, fra l'altro dal Teatro dei Pupi, no? Dove appunto l'eroe taglia braccia, gambe ai nemici. Comunque appunto qui è molto interessante, non solo vabbè, il solito tema dell'eroe che spazza via tutti i suoi nemici, ma anche appunto questo tema che lui, che appunto l'eroe, ridendo e scherzando, no? Combatte e ha diletto della loro paura. La metafora del gioco, appunto, viene usata naturalmente anche a proposito dell'amore. Come dicevo, lo scontro d'amore e lo scontro guerresco condividono lo stesso campo metaforico. E vediamo qui un altro passo dove appunto si dice chi provato non ha cos'è amore. Scusate, questo è un altro passo. Biasmar potrebbe due baron pregiati. Ecco, ma chi conosce amore e sua possanza farà la scusa di quel cavaliero. Camor il senno, l'intelletto avanza, ne giova al provveder arte o pensiero. Giovani e vecchi vanno alla sua danza, la bassa plebe col signor Altiero. Non ha rimedio amor e non la morte, ciascun prende ogni gente ed ogni sorte. Ecco, quindi abbiamo visto appunto il tema del gioco, il tema della danza. Ecco, e qui vediamo come non solo appunto vengono accostati amore e guerra, ma tutto viene accostato alla morte. Non ha rimedio amore e non la morte. Ognuno va alla sua danza, sia la bassa plebe che il nobile signore. Non ha rimedio amore e non la morte. Ciascun prende ogni gente e ogni sorte. Ecco, quindi vediamo come la danza dell'amore diventa pericolosamente vicina, proprio per la sua portata universale, a quella danza dei morti che ha tanta fortuna nell'iconografia nordica. E qui vi faccio vedere un esempio, che è la famosa danza dei morti, no? di Clusone. Dicevo, il tema della danza della morte, in cui, come vedete, la morte accompagna in questo corteo personaggi di diverse situazioni sociali, è un tema iconografico diffuso soprattutto nel nord Europa, ma come vedete presente anche in Italia. Ecco, quindi vediamo che questo tema appunto della danza d'amore, che è simile alla danza della morte, ci fa vedere come in fondo ci sia un elemento comune, nel senso che in amore, come in battaglia, l'uomo gioca con la sua vita, quindi ne sperimenta la forza e i confini fino appunto a fronteggiare la morte. Ecco, se questo è il contesto, diciamo, del poema di Boiardo, in cui abbiamo visto la guerra diventa la guerra d'amore, la danza, il gioco accostano l'amore e la battaglia alla morte, ecco, capiremo che in fondo non è strano che l'immagine del nemico sia molto debole, anzi è praticamente inesistente se vogliamo usare i parametri di una contrapposizione politica, religiosa, culturale. Ecco, oggi diremmo l'altro, l'alterità non esiste, o almeno è molto debole. Certo, il poeta si diverte con dei tratti esotici, dato che si combatte contro un nemico che viene dall'Oriente, ecco che troviamo degli animali esotici come i cammelli, i dromedari e anche una povera giraffa che, dice Boiardo, è bestia pigra per natura. Però appunto si tratta di elementi di colore, non siamo davanti alla costruzione di due mondi contrapposti. Anzi, c'è un elemento,
in un certo senso trasversale, che appunto attraversa sia i cristiani che i loro nemici, ed è l'elemento cavalleresco. A un certo punto Gradasso, che appunto rientra nel campo nemico, si rivolge a Carlo Magno, suo prigioniero, e dice: io che in Levante mi potea passare, sono imponente per fama acquistare, sono qui per acquistare la fama. Quindi appunto il tema fondamentale è il codice cavalleresco, dove si combatte per mostrare il proprio valore, dove si combatte per acquistare fama, non per acquistare denaro, non per acquistare potere. Ecco, quindi in un certo senso diciamo il combattimento ha un valore autonomo. E è interessante vedere come a un certo punto due nemici possono in un certo senso parlare fra di loro, è il caso di Orlando e Agricane, stimarsi a vicenda, e allora ecco che il cavaliere cristiano cerca di convertire l'altro. È un momento di pace, di amicizia, che dura soltanto fino a quando i due scoprono di amare entrambi Angelica, e quindi poi la lotta ricomincia. Il saracino poi si farà battezzare solo in punto di morte. Quindi è interessante che il tentativo di convertire l'altro diventa anche un riconoscimento appunto del suo valore cavalleresco. È divertente in questo rapporto, diciamo, tra Orlando e Agricane, è il fatto che di notte, no, i due dormono vicini prima di riprendere il combattimento, come avrebbe detto Ariosto, gran boltà dei cavalieri antichi, e discutono sul valore da riconoscere o no ai libri. E Agricane vanta la propria ignoranza, dice che ha rotto la testa al maestro che cercava appunto di insegnargli a scrivere, e esalta la propria formazione tutta basata sulla caccia, sulle armi. E invece, questo è molto interessante, Orlando è il cavaliere colto che riconosce un posto, sia pure subalterno, alla cultura. Ecco, qui vediamo, rispose Orlando: io tiro teco a un segno, che l'arme son dell'uomo il primo onore, ma non già che il saper faccia men degno, anzi lo adorna come un prato il fiore. E qui, in questa posizione appunto di Orlando, troviamo in realtà un problema fortemente presente nelle corti del tempo, dove appunto i letterati, gli intellettuali, devono lottare per fare riconoscere il loro valore, il valore appunto della cultura. Le armi e gli amori, da cui siamo partiti, sono molto legati anche nella poetica dell'autore. E infatti, a un certo punto, lui dice di preferire il ciclo arturiano appunto a quello carolingio, perché in quello arturiano appunto le armi e gli amori sono legati, mentre in quello carolingio, le armi hanno un posto eccessivo, secondo lui. Cito: fu gloriosa Britannia la Grande, una stagion per l'arme e per l'amore, onde ancora oggi il nome suo si spande. E Carlo in Francia poi tenne gran corte, ma a quella prima non fu somigliante, perché tiene ad amor chiuse le porte. Ecco, quindi anche nei rapporti con la tradizione poetica precedente, Boiardo appunto segna una distinzione. Ed è molto interessante vedere come appunto questo stretto legame, no, tra l'amore e le armi fa sì che questo poema, che appunto in teoria, no, è un poema cavalleresco, in realtà vada in crisi quando si trova ad affrontare una situazione storica in cui c'è davvero la guerra. Ad esempio, questa famosa ottava: mentre che io canto, o Dio Redentore, vedo la Italia tutta a fiamme e a fuoco per questi galli che con gran valore vengono per disertar non so che loco. Però vi lascio questo vano amore le fior di spina ardenti a poco poco. Un'altra fiata, se mi fia concesso, racconterovi il tutto per espresso. Qui evidentemente sta facendo riferimento alla discesa dell'esercito francese in Italia di Carlo VIII, e
capisce, diciamo, che davanti alla guerra reale non c'è più spazio per questa guerra che lui sta cantando, in cui appunto, come abbiamo visto, è una guerra che si mescola con l'amore, è una guerra che ha bisogno, come lui dice, di un nuovo paradiso, che ha bisogno di una nuova primavera, una primavera in realtà di pace. Ecco. Quindi, contro, diciamo, i cortesi cavalieri che così lungamente poi hanno accompagnato nelle loro imprese, adesso invece purtroppo sta la concreta esperienza della nuova guerra. E tra l'altro sarebbe interessante anche leggere le lettere che Boiardo scrive agli Estensi nella sua qualità di capitano di Reggio Emilia, dove denuncia come questo esercito francese, in teoria alleato degli Estensi, in realtà come dire, operi come un esercito di conquista, faccia violenza, distrugga, stupri le donne, attacchi gli ebrei. Quindi è molto interessante appunto leggere questa crisi del poema davanti alla realtà terribile della guerra che Boiardo sta sperimentando direttamente. Ecco, questo, diciamo, per quanto riguarda l'innamoramento di Orlando, quindi il Boiardo, un po' l'inizio di questa storia che stiamo vivendo, di questo rinascere del genere epico cavalleresco appunto fra 5 e 600. Ed ora appunto passiamo all'Orlando Furioso. Come è noto, diciamo, Ariosto ha nei confronti della favola che racconta un atteggiamento molto più complesso di quello di Boiardo. Innanzitutto, fin dall'inizio del poema è molto presente l'io appunto del poeta e anche la sua messa in scena del suo lavoro di regista, no? Di tessitore. Ci sono un sacco di bellissime metafore, di belle similitudini con cui appunto Ariosto descrive il suo lavoro. Però, ecco, non solo l'io del poeta si presenta subito sulla scena perché a sua volta rischia di diventare pazzo per amore, no? Come il suo eroe, come Orlando, appunto. Ma un'altra cosa che distanzia nettamente appunto l'Ariosto da Boiardo è il fatto che, da un lato, lui è tutto preso, no? Dal racconto dell'allora, l'allora appunto di Carlo Magno, l'allora dei tempi eroici che sta raccontando. Però a volte si insinua anche l'ora, cioè il presente, la realtà storica, che è una realtà fatta di guerre, fatta di violenza. Ecco, e tra l'altro è stato giustamente notato come la presenza del presente diventi sempre più forte anche in relazione con i cambiamenti politici italiani, cioè la prima edizione del poema del 1516, l'ultima è del 32, l'ottica del poema che Ariosto continuamente riscrive diventa via via, come dire, meno regionale, più nazionale o anche più ampia, perché nel frattempo gli Estensi, diciamo, si erano avvicinati alla politica imperiale di Carlo V. E questo sicuramente si risente, diciamo, nella riscrittura del poema. Nello stesso tempo, lui, diciamo, è sempre affascinato dalla figura del re francese, diciamo, dell'avversario di Carlo V, perché in fondo Francesco I, il re francese, incarna appunto l'ideale cavalleresco, che viene sconfitto dalla fortuna, appunto, malgrado la sua virtù. E questo ideale cavalleresco è così forte che, così con qualche difficoltà rispetto alla realtà storica, Ariosto racconta le imprese guerresche degli Estensi investendo il duca appunto di qualità cavalleresche che in realtà non corrispondono alla verità. Ad esempio, ecco, vedete, questi sono i frontespizi dell'edizione del Furioso 1516 e poi del 32, ma volevo appunto di farvi vedere come Ariosto cerca di raccontare, ecco, la battaglia di Ravenna del 1512 e appunto ne fa un'esaltazione di Alfonso d'Este e dice: colui sarà col senno e con la lancia, che avrà l'onore nei campi di Romagna
d'aver dato all'esercito di Francia la gran vittoria contro Iulio e Spagna. Noterando i destrier fino alla pancia, nel sangue umano per tutta la campagna, che a seppellire il popolo verrà manco, tedesco, ispano, greco, italo e franco. Cosa abbiamo qui? Abbiamo appunto la rappresentazente cavalleresca di Astolfo d'Este, che avrebbe vinto col senno e con la lancia. Quindi appunto ci sarebbe che avrebbe incarnato gli ideali cavallereschi. Ma in realtà qualcosa diciamo ci mette in dubbio, nel senso che appunto si sottolinea il fatto che c'è stato un grande spargimento di sangue, no? Nuoteranno i destrier fino alla pancia nel sangue umano per tutta la campagna. E questo, come dire, questo aggravarsi delle perdite del sangue, diciamo, questo moltiplicarsi del sangue legato alla battaglia, era in realtà legato al fatto che non è che Astolfo d'Este avesse vinto col senno e con la lancia, ma aveva usato appunto le nuove armi da fuoco, cosa che naturalmente Ariosto non riesce ad accettare. Quindi vediamo come diventi complicata la situazione, diciamo, come da un lato gli estensi vengano investiti di una nobiltà cavalleresca che in realtà ormai fa a pugni con la realtà storica. E è interessante vedere appunto come in un altro passo del poema venga sempre raccontata appunto la battaglia di Ravenna, e Ariosto si ferma sugli stupri, massacri, le ruberie che la popolazione ha subito. Quindi diciamo, ce ne dà una rappresentazione molto, molto realistica. Così come nella Rocca di Tristano, a un certo punto ci sono dipinti da Mago Bellino degli affreschi che appunto mostrano il futuro, naturalmente quello che era invece il presente per il poeta. Ecco, e qui viene evocato il sacco di Roma, no, del 1527. Vedete gli omicidi e le rapine, in ogni parte Roma dolente, e con incendi e stupri le divine e le profane cose ire ugualmente, il campo della Lega le ruine, mira da presso il piano e il grido sente, e dove il dovria innanzi torna indietro e prende l'asse successor di Pietro. Quindi come vedete c'è diciamo, una presenza molto forte, molto precisa del presente, anche come dire, della crudeltà delle guerre del presente. E Ariosto diciamo, cerca di mantenere un legame tra ora e allora, tra appunto i tempi della favola che racconta e la realtà presente. E ci sono due momenti in cui, come dire, l'ora e l'allora, il presente e la storia raccontata si incontrano. Questi due episodi riguardano l'episodio di Cimosco dell'Archibugio e l'episodio delle arpie, aggiunti nel 32, quindi aggiunti appunto in quella che è l'ultima versione del poema. Perché ricordo questo? Perché in entrambi i casi cosa succede? Succede che abbiamo un personaggio malefico che agisce nel mondo della favola, nel mondo dell'allora, e viene sconfitto da un eroe. Cimosco viene sconfitto da Orlando, le arpie vengono sconfitte da Astolfo. Però in realtà nel mondo della storia il maleficio risulta non distrutto, ma soltanto momentaneamente allontanato, in modo che si ripresenta poi con tutto il potere negativo di cui è portatore. L'archibugio che è stato buttato in fondo al mare viene ripescato. Le arpie che sono state cacciate dal fondo dell'inferno vengono di nuovo liberate. Quindi inizia un nuovo ciclo in cui si passa dalla favola alla storia e i nemici degli eroi della favola recuperano la loro forza malefica. Quindi diciamo l'ora non riesce a recuperare la dimensione positiva dell'allora, della favola. E quindi vediamo che questa analogia appunto tra la favola e la storia, tra l'allora e l'allora, non funziona. Così ad esempio
abbiamo detto, no? Nella Rocca di Tristano, dove si rappresentano, tra virgolette, profeticamente le guerre d'Italia, perché vengono evitate? In realtà sappiamo che non vengono evitate. Quindi, come dire, la favola, la poesia, può semplicemente mettere in scena uno scongiuro che non si realizza nella realtà. E così Cimosco, ad esempio, viene rappresentato come un re di Frisa, come re di Frisa da cui venivano le armi da fuoco, e non solo è appunto colui che usa questo strumento anticavalleresco che è l'arma da fuoco, ma è anche un tiranno. E questo crea un collegamento appunto col mito delle arpie, no? Che rappresentano appunto i tiranni, che rappresentano le forze negative nella situazione italiana. E vi ricordate che appunto nella favola, non nella realtà, Orlando vince il nemico e butta via l'archibugio buttandolo in mare, e appunto dice le famose parole: a ciò più non istea mai cavalier per te di essere ardito, né quanto il buon val, ma più si vanti, il rio per te valer, qui giù rimanti, no? Rimani qua, o maledetto, abominoso ordigno, che fabbricato per man di Belzebù maligno, che ruinar per te disegnò il mondo, all'inferno dove uscisti ti rasigno. Ecco, qui la voce del poeta diventa veramente la voce del suo eroe. È appunto l'idea di mettere fuori dalla realtà un'arma, come appunto l'arma da fuoco, che distrugge i valori cavallereschi e che, come abbiamo visto nella rievocazione della battaglia di Ravenna, aumenta la dimensione di sangue, aumenta la dimensione di violenza. Ecco, quindi abbiamo visto, diciamo, come in Ariosto la rappresentazione della crudeltà della guerra sia molto più forte, e come ci sia un tentativo, diciamo, di reimmettere nella realtà storica una dimensione di fiaba che in realtà non funziona. Quindi appunto la poesia tutt'al più può funzionare come uno scongiuro impotente nei confronti della crudeltà del mondo contemporaneo. Vediamo adesso appunto cosa succede nella Gerusalemme liberata. Nella Gerusalemme liberata, a differenza appunto che nell'Ariosto, non c'è nessun collegamento preciso con la storia contemporanea, a parte, diciamo, la dedica agli estensi, naturalmente. Tasso cosa vuol fare? Da un lato, diciamo, ha davanti un modello, che è quello del padre, che cerca di fare un poema epico, e però nessuno lo ascolta, diciamo. È un modello che non funziona. D'altro lato, ha davanti a sé invece il modello dell'Ariosto, che ha funzionato benissimo dal punto di vista, diciamo, del successo che ha avuto, ma che non corrisponde alla sua idea, in qualche modo, di mettere insieme, diciamo, il modello cavalleresco col modello epico. Ora, quello che è interessante, diciamo, nella rappresentazione della Gerusalemme liberata è che, da un lato, diciamo, il presente non viene mai evocato. Viene che cosa raccontata? Una storia, quella della crociata, che è una storia in qualche modo incompiuta, nel senso che, insomma, a un certo punto si dice che forse gli stessi estensi, diciamo, si rifaranno carico, no, della crociata. Quindi è qualcosa di lontano nel tempo, ma di incompiuto. Nello stesso tempo sappiamo che la crociata ha una forte dimensione emblematica. Il combattimento appunto contro il nemico è un combattimento che rappresenta la guerra interiore. Nello stesso tempo abbiamo in scena anche una specie di guerra tra generi letterari, no? Tra modelli possibili di scrittura, per cui da un lato abbiamo la dimensione romanzesca, cavalleresca, che significa seguire il desiderio, significa appunto disperdersi in mille rivi, in mille strade possibili, e dall'altro invece il modello epico, che comporta il compimento di una missione, che comporta il seguire appunto il proprio dovere. E come sapete
è in questo contesto che ritroviamo in una misura molto forte quella corrispondenza, diciamo, tra la guerra vera e propria e la guerra d'amore da cui siamo partiti. E nel poema di Tasso ci sono degli esempi splendidi di questo, come ad esempio il duello mortale fra Tancredi e Clorinda, con la sua carica di distruggente sensualità, è solo il momento culminante, diciamo, di un motivo che in realtà percorre buona parte del poema e che è declinato in modo molto diverso, sia nella storia di Erminia e Tancredi, oppure in Armida, che alla fine appunto scende in campo contro Rinaldo. Che cosa possiamo anche dire? Possiamo dire che, a differenza, diciamo, di quanto abbiamo visto nei poemi precedenti, qui il nemico c'è, cioè il nemico è fortemente presente, l'altro è fortemente costruito. E addirittura sappiamo che la contrapposizione tra mondo cristiano e mondo musulmano ha una dimensione religiosa, una dimensione fortemente metafisica, nel senso che non solo i due eserciti si scontrano, ma come dire, al piano orizzontale corrisponde una lotta a livello verticale, una lotta tra Dio e Satana, tra angeli e diavoli, che infatti appunto entrano fortemente in gioco. Dicevo appunto che qui, a differenza che nella tradizione precedente, il nemico c'è. Cioè il nemico viene costruito nella sua alterità e potremmo usare quello che Said ci ha insegnato a vedere, cioè l'orientalismo, no? Come diciamo il mondo occidentale costruisce il suo sguardo sull'Oriente. Ad esempio si parla della rassegna, quando Tasso ci racconta appunto la rassegna dell'esercito che il califfo d'Egitto ha radunato a Gaza, no? Vediamo che questa rassegna è all'insegna della moltitudine varia e smisurata. Qui traslato, cito, il gran seggio è qui raccolta, già da varie province insieme avea l'innumerabile oste all'assemblea. Quindi il nemico è qualcosa di immenso, di non riducibile a unità, e nello stesso tempo il nemico è caratterizzato appunto con una ricchezza straordinaria, esotica, ha uno splendore barbarico, come dice a un certo punto il poeta, ricco di barbarico ornamento, no? A proposito appunto del califfo. È interessante vedere il significato simbolico di questo. Cosa vuol dire questo appunto esercito smisurato, ricco appunto di tanto splendore barbarico? Beh, lo vediamo quando Goffredo, che ha finalmente ridotto a unità l'esercito cristiano, parla ai suoi prima dello scontro finale e dice appunto: non temete di vedere davanti a voi questo nemico che discorde fra sé mal si raguna, cioè questa grande massa discorde in cui si parlano diverse lingue, in cui quindi i soldati non possono comunicare fra di loro, in cui quindi c'è confusione. E invece dice: ma capitano, io son di gente eletta, pugnammo un tempo e trionfammo insieme, e poscia un tempo mio voler l'ho retta, ma di chi di voi non so la patria o il seme? Quindi appunto Goffredo rivendica il fatto che lui conosce ciascuno, no, dei suoi soldati. Quindi abbiamo una specie di modello autoritario e familiare, diciamo, dell'esercito cristiano, dove la pluralità è stata ricomposta in unità, dove appunto l'occhio del comandante padre sa riconoscere ognuno dei suoi e la memoria di un comune passato si rinsalda nel compimento di una comune missione. Quindi da un lato appunto abbiamo questa forte contrapposizione che ha addirittura una dimensione metafisica, una dimensione religiosa, però quello che rende affascinante, diciamo, il poema, come si sa, è che non è che ci sia una contrapposizione manichea, diciamo, tra i cristiani e i loro nemici, ma un motivo di fascino del poema è che anche i nemici possono apparire in una luce nobile e grande, a cominciare dallo stesso Satana, il quale
nel quarto canto, invita i suoi alla lotta in nome, dice, della virtù e dell'invito a ardire. Quindi, insomma, in un certo senso fa suoi i valori della tradizione umanistica. E dice appunto che sono stati sconfitti, ma solo per sfortuna. E poi c'è quella famosa, bellissima scena in cui Solimano, che guida i suoi all'impossibile ultima resistenza da Gerusalemme ormai invasa dai nemici, contempla per un momento dall'alto della torre lo spettacolo tragico del teatro del mondo. Or mentre in guisa tal fiera tensione è tra il fedele esercito e il pagano, salse in cima alla torre ad un balcone e mirò, benché lunge, il fer soldano. Mirò quasi in teatro di Nagone l'aspra tragedia dello stato umano, i vari assalti e il fero orror di morte e gran giochi del caso e della sorte. Ecco, vedete che ritorna i vari giochi, no? Del caso e della sorte, però è una contemplazione in un certo senso tragica, il gran teatro della vita umana. Abbiamo detto appunto che c'è forte nella rappresentazione del nemico l'orientalismo, cioè il gusto dell'esotico, e anche tutti i desideri repressi, no, che l'Occidente, come dire, proietta nell'Oriente. E naturalmente questo lo vediamo soprattutto nella figura di Armida. E anche lei è presente appunto nell'esercito radunato a Gaza, e qui lo splendore barbarico, la raffinatezza orientale si uniscono con il fascino sensuale. Ma è interessante vedere come appunto Armida appunto venga collegato alla grande alterità che il mondo occidentale ha scoperto, che è il nuovo mondo, diciamo, che sono le Americhe. E infatti il giardino di Armida, in cui Rinaldo viene travolto dal piacere, dimentica la sua missione, sta nelle Isole Fortunate, quindi sta al di là dei confini, diciamo, dell'Occidente. Qui vediamo soltanto alcuni esempi. È un episodio questo di Armida, del giardino di Armida, che ha avuto una grandissima fortuna anche iconografica. Ecco. E qui vediamo due esempi di Tiepolo, dove appunto prima vediamo i due abbracciati e poi vediamo appunto il Carlo e Ubaldo, che sono i due guerrieri che riconducono Rinaldo alla sua missione. Allora, che cosa è interessante? Appunto, è interessante vedere come il giardino di Armida si colloca, dicevo, al di là dei limiti dell'Occidente. Incarna il fascino, ma anche il pericolo, appunto, del nuovo mondo, che viene descritto come un mondo di gente che adora, insomma, i idolatri, cioè adora le belve, altri la grande comune madre, vecchi d'abominevole vivande, le mense ingombra, scelerate e felle, cioè appunto mangerebbero appunto i corpi degli uomini, no? Quindi, come dire, questo è un mondo idolatro, è un mondo che pratica il cannibalismo, quindi sarebbe un mondo che quasi sembra invocare l'intervento civilizzatore dell'Occidente. Quindi, in un certo senso, come dire, la rappresentazione di questo mondo serve appunto a giustificare quella che era stata poi la conquista dell'America, perché l'America qui viene rappresentata non come il luogo della natura, non come il luogo, in un certo senso, della purezza originaria, ma come appunto il luogo oscuro che va civilizzato, che va conquistato. Un altro aspetto della rappresentazione della guerra in Tasso è che è molto forte proprio il tema della crudeltà. Cioè, mentre in Ariosto, come abbiamo visto, la crudeltà è legata soprattutto alle nuove armi, no, alle armi da fuoco, qua invece bastano abbondantemente le vecchie armi, diciamo, per fare guardare da vicino la crudeltà della guerra. Abbiamo una specie di osservazione ravvicinata di orrori anatomici, no? Tasso non ci risparmia i particolari, diciamo, sanguinolenti appunto delle battaglie.
c'è un passo che secondo me è molto interessante da questo punto di vista, che è questo: grande e mirabile cosa era il vedere come spiegate in ordine le schiere di muover già da salire a cenne, sparse al vento, ondeggiando irre bandiere. Bello, in sì bella vista, anco l'orrore, e di mezzo la tema esce il diletto. Cioè, c'è questo gusto anche estetico dell'orrore, no? E di mezzo la tema, cioè in mezzo al timore, esce il diletto, che è veramente, come dire, un esempio di questa sensibilità nuova, no? a cui tasso dalla voce. E infatti vediamo che quando poi i cristiani arrivano a Gerusalemme, è vero che prima, diciamo, di assaltare la città, l'esercito cristiano prende la comunione, però poi il saccheggio di Gerusalemme viene rappresentato con tutti i caratteri topici, in un certo senso tragicamente prevedibili, di eccidi, ruberie, stupri, devastazioni, e soltanto alla sera Goffredo pone fine al saccheggio dicendo che basta, insomma, è ora di finirla, troppo di strage oggi si è visto, troppi in alcune avidità dell'oro, rapir più oltre e incrudelire il vieto. Appunto, pone fine a una giornata che era stata assolutamente tragica e violenta. E a un certo punto, quando uno dei re catturati gli promette oro e gemme del suo regno in cambio della sua liberazione, gli dirà: guerreggio in Asia e non vi cambio omerco. Quindi io faccio la guerra e non faccio azione di commercio, o insomma non lo faccio per guadagno, ecco. All'ultimo rivendica in un certo senso appunto un codice cavalleresco. Ora, è stato giustamente osservato che in questa rappresentazione così sanguinosa, diciamo, della conquista di Gerusalemme, questa rappresentazione appunto culmina nel fatto che Goffredo scioglie il voto, cioè va appunto al sepolcro, senza lavarsi prima, no? con le vesti, col manto ancora carico di sangue. Ecco. Questo, diciamo, è veramente interessante, perché questo fatto, cioè appunto del vincitore cristiano che scioglie il voto, va al tempio senza nemmeno purificarsi, è contrario sia al modello virgiliano sia al racconto storico, diciamo, della conquista di Gerusalemme. E quindi, in un certo senso, lo possiamo prendere come un esempio appunto di questo culmine della crudeltà che c'è in un poema in cui, come è stato notato, via via la componente femminile viene eliminata, no? Via via le donne, come dire, o muoiono o vengono messe in un secondo piano. E quindi quello che trionfa è questo elemento violento, diciamo, questo elemento appunto crudele. Ora vorrei chiudere questo nostro percorso con l'ultimo esempio, che è appunto l'Adone, che, come sapete, è il più grande poema tipico del nostro, che è stato considerato, diciamo, tipico del barocco. Ora, questo poema viene pubblicato a Parigi nel 1623, ed è questo importante perché è dedicato a Maria de' Medici, cioè appunto la regina che aveva sposato il re francese, e quindi è un poema che si apre con un'invocazione a Venere, e appunto con la dedica a Maria dei Medici, quindi si presenta in chiave femminile, diciamo. Venere, secondo il modello lucreziano, viene presentata come la forza vitale che, cito, serena il cielo e innamora il mondo. È la dea appunto che porta la pace, inducendo Marte ad amarla. Ecco, qui leggiamo questi due versi che sono in un certo senso emblematici di tutto il poema: e con armi di gioia e di diletto guerreggia in pace ed è steccato il letto. Ecco, qui diciamo, basta leggere questi versi, che fra l'altro non piacevano a Croce, per capire che
siamo di fronte veramente ad un rovesciamento del modello epico. In un certo senso trionfa qui quello che abbiamo visto fin dall'inizio, cioè il fatto che in un certo senso la guerra è la guerra d'amore, appunto, guerreggia in pace, ed è steccato il letto. E il poema appunto di Marino, come dicevo, viene pubblicato a Parigi con una lettera di introduzione di un giovane letterato, Jean Chapelain, il quale dà una definizione bellissima dell'Adone, cioè dice che è una epopea di pace. Voi capite che parlare di epopea di pace voleva dire mettere insieme i contrari, cioè voleva dire appunto mettere insieme quello che era la tradizione epica, cioè l'epopea appunto che ha a che fare con la guerra, col combattimento e invece appunto con la dimensione della pace. E allora vediamo appunto come Marino, no? Suscita, cioè mette insieme i contrari, come Marino fa questa specie di operazione alchimistica. Beh, è molto interessante, ad esempio, ritornare un momento sul tema della scoperta dell'America. Allora, mentre l'Ariosto, diciamo, aveva esaltato nel 1532 appunto la politica imperiale, no, di Carlo V, poi abbiamo visto Tasso addirittura, come dire, fa dell'America il luogo dei cannibali, il luogo dell'idolatria, che quindi va cristianizzato, va dominato. Vediamo invece cosa fa Marino. Allora Marino, nel canto decimo, intitolato Le Meraviglie, che naturalmente è un titolo molto importante, ci racconta che Adone sale in cielo con Venere, sotto la guida di Mercurio, arriva al cielo della Luna, interroga il Dio sulle macchie lunari, evidentemente qui c'è un ricordo di Galileo. E Galileo viene esaltato grazie alle scoperte che ha potuto compiere col telescopio, così come appunto Colombo ha potuto scoprire nuove terre, così appunto Galileo scopre nuovi cieli. Però è molto diversa è la scoperta di Galileo, perché dice: aprendo il sen dell'oceano profondo, ma non senza periglio e senza guerra, il ligure argonauta al basso mondo scoprirà nuovo cielo e nuova terra. Tu del ciel, non del mar, tifi secondo, quanto gira spiando e quanto serra, senza alcun rischio ad ogni gente ascose, scoprirai nuove luci e nuove cose. Cioè, la differenza, diciamo, delle scoperte di Galileo starà appunto nell'essere scoperte pacifiche, senza alcun rischio, ad ogni gente appunto scoprirai nuove luci e nuove cose. Quindi evidentemente, come dire, la simpatia del poeta va ad una scoperta pacifica, non a una scoperta come quella di Colombo, che aveva appunto comportato una conquista sanguinosa. Ecco, e è anche bello vedere, diciamo, come probabilmente avendo in mente il Sidereus Nuntius, no, ponendo in mente appunto l'opera di Galileo, Marino racconta in termini erotici appunto il rapporto di Galileo con la Luna. Ecco, vediamo: tu, solo osservator d'ogni suo modo, e di qualunque in lei parte nascosta, potrai, senza che ve nulla ne chiuda, novello endimion mirarla ignuda. Cioè tu potrai, grazie appunto al telescopio, ammirare la Luna senza alcun velo, così come Endimione appunto l'aveva ammirata e se n'era innamorato. Quindi la scoperta scientifica appunto di Galileo viene riletta in questa chiave non solo appunto pacifista, come abbiamo visto prima, ma anche con una forte dimensione erotica. Un ultimo aspetto, diciamo, su cui volevo fermarmi riguarda proprio la figura di Adone, del protagonista, quindi del poema. Beh, come sappiamo, Adone intanto è bellissimo, qui vediamo un esempio della sua fortuna iconografica, che è la versione che ne dà Canova. Quindi chi è il protagonista di questo poema epico di pace? Innanzitutto è bellissimo, come ho detto,
non solo, ma conquista il trono, quello di Cipro, in una gara di bellezza maschile. E vediamo appunto che Adone, quando diciamo, vince il regno di Cipro, è molto riluttante ad accettare questo regno. Dice a Venere, io vorrei solo che il grembo tuo sia la mia reggia. E poi diciamo, fa un'osservazione, diciamo, pronuncia delle osservazioni sulla vita angosciosa che caratterizza i potenti, in cui appunto chi ha il potere in realtà è pieno di sospetti, è pieno di timori, non si può fidare di nessuno. Ed è interessante diciamo, che queste osservazioni, no, sulla vita difficile, tormentata di chi ha potere, ci ricordano quelle che nella Gerusalemme liberata diceva appunto ad Erminio, il vecchio pastore, il quale aveva fatto l'esperienza della vita di corte a Menfi, ma poi appunto si era ritirato in campagna a fare il pastore. Ma la cosa interessante è che chi, come dire, denuncia la crudeltà, i timori che accompagnano la vita dei potenti, non sia qui un pastore, ma sia appunto Adone, sia il protagonista del poema, che appunto era diventato, come abbiamo detto, re di Cipro. Allora, vediamo appunto come funziona quello che abbiamo chiamato il poema epico di pace. Ecco, anche qui c'è questa dimensione che abbiamo visto vicina a quella di Tasso, per cui, come dire, la storia umana viene contemplata come un grande teatro, no? Come un grande teatro. E poi diciamo che Marino via via non manca di accennare alla realtà sanguinosa delle guerre contemporanee, in questo diciamo è più vicino ad Ariosto che a Tasso, però chiude il suo poema con una complessa allegoria in cui Venere appunto celebra i giochi funebri in onore di Adone. E alla fine combattono fra di loro due guerrieri che sono arrivati per caso a Cipro portati da un naufragio. E alla fine sapremo che in realtà si tratta di una donna e di un uomo, una appunto che porta le insegne della Casa Reale spagnola e l'altro che porta le insegne della Casa Reale francese. Come possiamo immaginare, i due duellano, poi si tolgono l'elmo alla fine e si innamorano. Quindi evidentemente, come dire, questa allegoria celebra una pace impossibile fra quelle che erano le potenze che si scontravano in Europa, appunto la Francia e la Spagna. Certo, quindi possiamo dire, in questo poema epico di pace, ancora una volta Marino gioca con i contrari, e sperimenta le strategie più diverse per riproporci un ideale di pace e di piacere che viene piuttosto macchinosamente ricomposto attraverso le esperienze laceranti del presente. Grazie. Naturalmente ci sono delle domande. Potete o direttamente aprire il microfono e farle, o se volete potete prenotarvi in chat. Questa conversazione? Eccoci, ok. Grazie per la lezione. Volevo chiederle se poteva aggiungere qualcosa sull'eredità classica sulla guerra nel poema epico cavalleresco, visto che tante cose implicitamente venivano fuori. Sì, beh, evidentemente diciamo, il modello virgiliano è fortissimo, no? Il modello virgiliano è fortissimo, cioè dietro tutte queste vicende c'è una rilettura molto, molto attenta, molto ravvicinata, direi, di Virgilio. Non so se lei pensava anche a qualche altra tradizione. Mi sente? Sì, no, scusi, avevo chiuso il microfono. Sì, io pensavo Virgilio e anche per certi versi Omero, anche in alcuni punti. Anche, insomma, è evidente che quando
si parla della rappresentazione del nemico da parte di Tasso, i musulmani vengono presentati anche come dei pagani, politeisti, no? Il famoso concilio dei diavoli. Quindi, insomma, ecco, sì, volevo avere così un suo punto, un suo commento su quanto l'eredità classica sia importante e rielaborata poi anche nel poema epico gallo-ferraresco per quanto riguarda appunto la guerra che è centrale. Sì, assolutamente, diciamo. Come lei sa, soprattutto, diciamo, non tanto Boiardo, direi, ma soprattutto gli altri poeti che abbiamo ricordato, sono continuamente in dialogo col mondo antico, ecco. E il modo in cui si rapporta una tradizione, io ho cercato di mostrare, diciamo, soprattutto il riferimento a come cambia la situazione italiana, come cambia la loro collocazione. Però certamente quando si parla di tradizione epico-cavalleresca è chiaro che Virgilio e Omero sono assolutamente presenti, ma direi sì, molto, molto forte la presenza di Virgilio e vedo che anche il modo in cui adesso si sta rileggendo l'Eneide, no, in fondo ci aiuta a capire meglio questo. Lina, in chat ci sono due domande, una della professoressa Antonella Monti, però io credo che sia meglio se la professoressa te la fa direttamente, perché in chat è espresso in maniera abbastanza, cioè un approfondimento sull'ironia di Ariosto, insomma, okay. Quindi se vuole intervenire Antonella Monti e farti direttamente la domanda a voce. Prego. No. Altrimenti, se Antonella Monti tace, c'è una domanda di Maria Rosita Tonicchi, che vorrebbe un approfondimento sull'atteggiamento tra i due eserciti contrapposti. Anche in questo caso, se Maria Rosita vuole intervenire a voce. Non ho capito. Sull'atteggiamento, un approfondimento sull'atteggiamento tra i due eserciti contrapposti. È scritto, però appunto ripeto, potete tranquillamente farle a voce le domande, così è anche più chiaro alla professoressa che cosa vorreste sapere. Sì, appunto direi che mentre diciamo sia nel Boiardo che in Ariosto, diciamo, la contrapposizione tra la moltitudine dei plebei, diciamo, che fanno parte dell'esercito, e i cavalieri. Questo soprattutto è molto forte in Boiardo, no? Quindi, come dire, è una differenza trasversale, ecco, una differenza trasversale, per cui i cavalieri pagani parlano con i cavalieri cristiani, diciamo, e come abbiamo visto addirittura c'è un certo gusto, no? Nella battaglia in cui si uccidono tanti poveri soldati, ecco. E quindi, diciamo, in Boiardo direi che è molto forte questo, in Ariosto, diciamo, sì, abbiamo alcuni personaggi molto negativi, però nell'esercito nemico. Però, diciamo, abbiamo anche momenti eroici e poi, diciamo, abbiamo le nozze finali che sono dovute sia a una conversione, però, diciamo, in fondo sono nozze, diciamo, che attraversano gli schieramenti. Quindi, sì, da un lato è così, poi in Tasso, diciamo, come abbiamo visto, c'è una costruzione del nemico più forte, ma nello stesso tempo ci sono appunto questi momenti che ricordavo e tanti altri se ne potrebbero ricordare in cui, come dire, anche il nemico, no? si fa portatore di valori che in fondo sono comuni anche al mondo cristiano. Abbiamo una mano alzata, mi sembra che sia Zoe, quindi che vorrebbe dire qualcosa. Sì, mille. Prego.
In primis volevo ringraziarla infinitamente per questa splendida lezione e volevo sapere se può esserci un collegamento tra la figura del diavolo in Tasso e la figura di Satana in Milton nel Paradise Lost, quando anche lui parla ai diavoli nell'oltretomba e li esorta, insomma, alla ribellione contro il padre, se c'è un collegamento anche con questo Satana. Un collegamento tra? Satana di Tasso e Satana di Milton in Paradise Lost. Sì. Certo, questo è un punto molto bello, diciamo. Tra l'altro Milton è molto legato a questa tradizione, no, che abbiamo ricostruito. E sicuramente, diciamo, mentre in Tasso questo Satana eroico in fondo, no? Che dice siamo stati sconfitti, ma è stata soltanto la fortuna, non la nostra virtù, e ora, diciamo, chi ci ha sconfitto ci vuole imporre il suo dominio, quindi questo Satana in qualche modo antiimperialista in Milton diventa, come sappiamo, una figura di straordinaria forza, cioè, quindi sì, lei ha ragione che c'è questo collegamento. E poi, fra l'altro, è molto interessante perché in Milton ritorna anche il fascino per Galileo, no? Per le scoperte di Galileo. E quindi questo è un aspetto, insomma, sono aspetti molto interessanti che ci fanno capire come in Milton sia presente, naturalmente attraverso una rilettura geniale, però sì, questa tradizione italiana. Grazie quindi di aver ricordato questo. Grazie. C'è anche una mano alzata di Lorenzo Venza, però forse prima c'era una domanda in chat di MM, non so, ci sono iniziali puntate, che chiedeva se fosse possibile sapere perché Adone non si è sempre percepito come un caposaldo irrinunciabile della letteratura. Forse però chi ha posto questa domanda vuole anche dirla a voce. Buon pomeriggio, grazie professoressa, grazie dottoressa Pezzini. Era appunto molto spesso l'Adone abbandonato, no? Se dobbiamo rinunciare a qualcosa, parlo da insegnante, se devo rinunciare a qualcosa rinuncio a Marino, non rinuncio a Tasso. Però da come appunto l'abbiamo studiato e così ha un valore. Perché però si rinuncia più facilmente a Marino e a volte anche nelle antologizzazioni non è particolarmente posto in rilievo? Grazie. Questa è una bella domanda, ma forse perché, ma cioè, credo che si possa provare a rispondere in diversi modi. Perché, diciamo, Adone è, come noto, il poema forse più lungo della nostra letteratura, quindi, come dire, crea una certa paura. E poi anche, come lei sa, si è creata una specie di tradizione nei manuali, no? In cui, diciamo, nelle antologie, in cui si selezionano dei testi e poi più o meno si va avanti con quelli. E invece io credo che appunto ci siano dei passi molto interessanti nell'Adone. Ad esempio, appunto, come cercavo di far vedere, il modo in cui lui parla delle scoperte scientifiche o delle scoperte dell'America è un modo molto moderno, in fondo, no? Cioè questa idea delle scoperte pacifiche contrapposte alle scoperte sanguinose, che in fondo è un tema che c'è anche in Giordano Bruno, negli Eroici Furori, ad esempio, oppure nella Cena delle Ceneri. E, sì, trovo un po' un peccato, ecco, che l'Adone venga trascurato. Capisco appunto che è difficile antologizzarlo, però ci sono degli aspetti più molto interessanti. Non vorrei che questo fosse fatto a spese di Tasso, non si può fare tutto, però, diciamo, sarebbe bene anche appunto fare una scelta intelligente, ecco, dei passi dell'Adone. Grazie. C'è lei. E Lorenzo Venza aveva la mano alzata. Sì, grazie, buonasera. Intanto appunto grazie alla professoressa, grazie a lei dottoressa. Così, una curiosità che mi veniva in mente, no? Ripensando all'introduzione che lei ha fatto, in cui parlava della
del fatto appunto che l'amore porta alla morte, comunque questa associazione, no, tra amore e morte, mi veniva in mente, anche se siamo ben lontani da Freud, ma comunque più vicini forse alla tradizione classica, si può parlare di Eros e Thanatos nel poema sì. cavalleresco? Penso di sì, certo. Penso di sì. E penso anche che è interessante, diciamo, anche ripensare al modo in cui, non so, nel secondo Cinquecento, no, viene letto l'Ariosto, si considera appunto l'Orlando Furioso come un grande teatro della vita umana, come una specie di grande specchio, diciamo, dei mores umani, no? E quindi, diciamo, in fondo, in un periodo più vicino all'Orlando Furioso, avevano questa capacità di ritrovare alcuni temi fondamentali, appunto l'amore, la morte, e quindi sì, penso che questo sia un aspetto molto interessante, che appunto è interessante anche vedere, come ho cercato di fare, ma si potrebbe fare molto di più, cercare di vedere proprio questa tensione, no? Che è un filo rosso attraverso questi testi, ma che viene anche, come dire, gestito in modo diverso, no? Raccontato in modo diverso. E credo sì, Eros e Thanatos, certo. Però ecco, mi piace anche vedere, come dire, il gioco di metafore, no? Che si crea intorno a questi grandi temi. Grazie. Grazie. Volevo dire una cosa, che appunto è interessante il fatto che la Donne venga pubblicato in Francia, no? Questo, diciamo, vabbè, è legato al fatto che abbiamo una regina italiana appunto a Parigi, ma è anche indicativo del fatto che appunto tra 5 e 600 l'italiano è una lingua di cultura a livello europeo. Anche la grande Elisabetta d'Inghilterra sapeva l'italiano. Quindi, diciamo, è interessante vedere come i temi che abbiamo ripercorso siano temi che hanno una portata europea. Buonasera, professoressa. Sì. Mi chiamo Valentina Riga. Volevo chiederle, visto che appunto la Donne è sempre messo un po' in disparte, sì, può anche, diciamo, enucleare qualche altro aspetto che magari per la trattazione non è ancora venuto fuori nel suo intervento di questo pomeriggio, per il tempo che, ecco, abbiamo avuto finora, se magari ci può, visto che anche più meno trattato, grazie. Sì. E ho un aspetto, qualche aspetto di novità, ecco, insomma, adesso non so se sono stata chiara, ecco, grazie comunque. Buonasera. Sì. Cioè, diciamo, sì, effettivamente, diciamo, ho seguito un percorso che è un percorso molto dal punto di vista maschile, questo è assolutamente vero. Sarebbe molto, molto interessante, appunto, invece, come abbiamo fatto altre volte, rivedere questa tradizione dal punto di vista femminile. Ho solo citato un saggio che è di Laura Benedetti, che appunto fa vedere come in questa chiusa così sanguinosa, no, della Gerusalemme liberata, ci sia in un certo senso il trionfo di una crudeltà maschile che in modo anche più sotterraneo percorre tutto il poema, in cui via via le donne muoiono, no? Insomma, oppure, diciamo, vengono via via allontanate dalla scena. Quindi sì, sarebbe molto interessante, come dire, io ho scelto questa linea perché ho scelto di parlare appunto della rappresentazione della guerra, e ho solo accennato al fatto che la guerra è anche una guerra d'amore, che quindi, diciamo, chiama in gioco evidentemente anche la dimensione femminile. Però credo che l'ottica che lei propone chiederebbe un altro percorso, ecco, sicuramente sarebbe molto interessante, ad esempio. Ci sono degli studi molto belli sull'atteggiamento che Ariosto ha nei confronti delle donne, no? Perché evidentemente è molto sensibile ai cambiamenti che sono in atto, e nello stesso tempo, come dire, dice una cosa e dice il suo contrario, e però ci fa vedere molto bene da vicino, no? come stava cambiando, diciamo, proprio lo statuto della donna. Quindi
Il tema che lei dice è di grandissimo interesse e richiederebbe, come dire, un percorso appositamente dedicato a questo. Va bene, grazie. Ma se posso, appunto, posso dire qualcosa, ad esempio, è molto interessante questa figura di Adone, no? Perché dal punto di vista, appunto, femminile, siamo di fronte ad un poema che non solo è un poema epico di pace, ma in cui, qui torniamo a come sarebbe interessante far conoscere di più ai ragazzi anche questo poema, è bellissima la scena di seduzione che Venere fa nei confronti di Adone, no? Dove appunto c'è un protagonismo erotico femminile assolutamente fortissimo e è una scena veramente straordinaria. Quindi diciamo anche l'Adone è di grandissimo interesse da questo punto di vista. Poi il fatto appunto che, come dicevo prima, lui vince il regno attraverso una gara di bellezza. Ora anche qui, prima parlavamo dei rapporti con la tradizione classica, se noi pensiamo alla guerra di Troia che scoppia per via, no, di una gara di bellezza femminile, qui c'è proprio il rovesciamento di quella tradizione. Qui abbiamo una gara di bellezza maschile, grazie alla quale lui conquista il regno. Quindi, insomma, sì, sarebbe molto interessante anche ripercorrere, come dicevo, questa tradizione dal punto di vista femminile, certamente. Volevo fare una domanda. Sì? So che lei si è sempre occupata del rapporto tra testi letterari e l'iconografia dei poemi dei quali ha parlato, qual è stato il più appunto rappresentato iconograficamente e quali conseguenze magari ha avuto come anche fonte di ispirazione per altri autori che hanno fatto seguito ai poeti rinascimentali? Beh, diciamo, quello che ha avuto più fortuna, soprattutto nella pittura, direi che è Tasso, anche se appunto noi abbiamo lavorato a lungo, come Serena sa, sull'Ariosto, e anche l'Ariosto c'è una tradizione iconografica fortissima. E ci sono anche alcune situazioni, non solo i duelli, ma ad esempio l'eroe tra le braccia, no, della maga, che sono situazioni in qualche modo trasversali. E comunque ho fatto vedere prima l'esempio di Tiepolo. Io direi appunto che Tasso è stato quello che ha avuto più fortuna, e si capisce anche perché, diciamo, no? Perché era quello anche più vicino a una sensibilità romantica poi. E comunque, per tornare a una delle questioni di prima, cioè appunto del rapporto di questi poemi col mondo classico, una delle cose interessanti che, facendo le ricerche appunto sulla fortuna iconografica dei poemi, una delle cose interessanti che è venuta fuori è che, ad esempio, illustrando Rolando Furioso, si recuperano anche alcuni motivi che venivano dalle Metamorfosi di Ovidio, e viceversa, per illustrare le versioni cinquecentesche delle Metamorfosi di Ovidio, come dire, si recuperano anche alcune suggestioni ariostesche. Cioè, nella tradizione iconografica è molto interessante vedere come anche la tradizione letteraria si intreccia, no? Per cui, come dire, il passato ritorna in qualche modo presente, viene riletto attraverso, non so, Ovidio viene riletto anche attraverso Ariosto. Un intreccio a filo doppio. Come? Un intreccio a doppio filo, in qualche maniera. Vieni nel tempo, da questo punto di vista, appunto, le ricerche che qui alla scuola abbiamo fatto sull'Ariosto sono state molto interessanti. La ringrazio tanto. Bene, direi che grazie a tutti e appuntamento allora al prossimo incontro. Grazie e buon lavoro.